thank you Nana, a sentì che freboia stanot. Gli ossi ingiazzati, de stinchi, sotto la porta che passa tre dei, per il dritto, però. I dis che in caso di fuga de gas sia la nostra salvezza, che se scampem, in chi che zontè in la pelle. Ah, va a finir che c'è penso una di quelle malattie rare, ma così rare che non sa neanche dare il nome. Sema l'avanguardia politica del risparmio energetico. Anche al disnarle era già sa, la carne tagliata da zotoki so nella minestra, ma sa che era del pinguino. Ricordate di dargli un tono meme um, um, acido. Sì, un che la carne te l'hai mangiata, ok? No. Ok. Mm. Ah, intanto oh, che l'avevo, avevo, le manche la stoffa, le ha fatte già soi. E il vent? Ah, mi lo so da le vengo dentro, ma so solo andò che le arriva. Trucchi sui mereni come una cortelada. E quertarte? Miga? Brava! Peccato che non avevo una querta. E perché non te gai, suona all'infermiera? Bel consiglio! Alle tre denot, suona alle tre notte. Ah, sogno za una querta calda e molesina. Te gai presente, vero? Una querta? E come no? Ma non a quando te sogni e te dormi, oddio, dormire su stiletti letti mi par proprio una parola grossa. Perché? Mm. Che gai adesso i letti che non va? E lei è il posto più pericoloso che esista. Ma va là? Certo, sora che muore il 90% della gente. Stop, stop, faccio io registra. Bene cari telespettatori di Telegarda, ben ritrovati e spero anche quelli che mi auguro siano sempre maggiori di numero gli amanti del dialetto e di questa trasmissione che appunto cerca di avvicinare la nostra parlata locale appunto alle persone che non lo conoscono o che comunque vogliono conoscerlo meglio. Questa sera, come vi avevo promesso, abbiamo qua alcune gentili rappresentanti di una compagnia filodrammatica locale, che è la compagnia Arcobaleno che si presentano. Prego. Sono Marina, Rita, Lorenza. Ecco. E avete sentito come si fanno le prove, come cercano di prepararsi al meglio per le loro eh, rappresentazioni qui in loco, ma anche penso in altre valli vicine. Questa sera mi interessa prima di fare la mia solita lezione sul dialetto presentare un po' questa compagnia attraverso la sua presidente che abbiamo il piacere di aver qua che fra l'altro è un volto noto agli amanti di Telegarda perché frequentemente si presenta le notizie del telegiornale a Sara Bassetti e quindi chiedo di, in poche parole brevemente di sintetizzare un po' la storia di questa compagnia teatrale. Prego. La nostra compagnia nasce nel 97 eh, grazie a Paolo Perli che decide di mettere in scena, di formare un gruppo per mettere in scena il Te anche Conta con di Gigi Cona, che è il nostro primo lavoro. A questo però ne seguono tanti altri eh, che hanno sempre grande successo di pubblico, eh, sono un body di pizza nero che è fora, un esperimento in italiano che era otto donne, Bosi Segreti Scondirole dell'Alberto Betta e Nuovo che è Parcheggio a Pagamento di cui appunto avete visto... Ecco, no, questo qualche mi far rilevare appunto la commedia da cui è tratto questo spezzone di prova. Nel corso degli anni la compagnia è cambiata, sono cambiati i componenti, eh, vabbè, a parte qualcuno tipo Marina che C'è dall'inizio e Rita anche, e il livello della compagnia si è alzato tantissimo perché comunque ognuno di noi partecipa costantemente a corsi di recitazione piuttosto che di regia, in questo caso Marina la nostra regista questa volta, di trucco, di scenografia, di luci, di, di quant'altro. E quindi un buon livello: adesso siamo in 10 eh, attori e sei tecnici. E recitiamo prevalentemente in Trentino, però con qualche sconfinamento in Alto Adige, anche a Limone, quindi. In Lombardia è così, quindi siamo felici. Bene, mi pare che la Presidente ha sintetizzato in modo incommiabile la storia di questa filodrammatica. Adesso potete accomodarvi che passo adesso io a fare la mia lezioncina di dialetto. Ecco, cercherò di non essere noioso come sempre, sperando appunto di entrare nell'interesse vostro. Io voglio soffermare la vostra attenzione su alcune parole, su alcuni termini che trovo in questo copione. Devo dire subito che i copioni non sono mai eh, corretti eh, da un punto di vista formale per quanto riguarda il dialetto, anche perché l'importante è saper recitare il copione, non tanto scriverlo. Allora, io vi faccio notare alcune parole che le, le, le attrici hanno eh, poco fa pronunciato. Allora, voi vedete queste... queste Allora, voi capite che questa scrittura si presta. Mi riferisco sempre a coloro che il dialetto lo conoscono poco. A due interpretazioni, a due letture. Sanno tre dei, tre divinità, con l'accento quindi aperto: tre dei. Questo sarebbe l'accento aperto, come vi ho spiegato nelle precedenti lezioni. Oppure tre dei. Con l'accento fonico chiuso, evidentemente questa è la soluzione esatta. Tre dei, cioè sarebbero tre dita in italiano. Quindi vedete l'importanza dell'accento fonico, come vi ho fatto notare più volte precedentemente. Poi ecco questo. anche su, questo, su questa particolarità del dialetto, vi ho già, eh, ho già eh, cercato di attirare la vostra attenzione in un precedente incontro, il gruppo letterale SC, che noi chiaramente leggiamo Rishi, SC Rishi. Potrei... Un'altra parola dialettale molto usata è scet. In realtà, se uno non sa pronunciare correttamente il dialetto, legge scet. Allora, come si fa per cercare di obbligare il lettore a leggere in modo corretto? Generalmente, gli autori dialettali usano separare la S dalla C con una linetta. Del resto, se voi pensate scet, se io la trasformo in italiano, diventa schietto. Vedete anche che la lingua italiana ha avuto bisogno di introdurre la lettera H per evitare la, le la lettura di SC, per cui per legge Schietto diventa. Quindi l'H in questo caso ha aiutato a pronunciare correttamente la parola. Quindi il gruppo SC su cui avevo appunto parlato in una lezione precedente, ritorna qui in questo copione. Poi un ecco, per esempio la parola querta. Vedo che qui a volte è scritto con la C, querta, quertarte con la Q. Ecco. In realtà, siccome deriva dalla parola coperta, si tende più a scrivere con la C, querta con la C, quertarte, il quert, il tetto, con la C. Anche se, io dico sempre, l'autore dialettale, quando scrive queste parole, deve decidere all'inizio: o scrivo con la Q o scrivo con la C. Almeno quello, non ondeggiare fra la C e la Q. Poi andiamo, ecco e qui mi, mi preme, Ghe, More il 90. È questo del, del problema del, della cosiddetta elisione, cioè quando cade una lettera al suo posto arriva l'apostrofo. Ghe, More il 90. In realtà non si, non si pronuncia così Ghe, More il 90, si pronuncia. Gemore il 90. Difatti io quando ho spiegato l'elisione e l'apostrofo, vi ho detto, attenzione, quando c'è lo scontro, ho parlato di scontro, fra due vocali, la seconda cade e al suo posto si mette l'apostrofo. Quindi diventa Gemore il 90. Tra l'altro qui ci sarebbe anche da parlare, eh, chi scrive poi in poesia a volte rispetta la metrica, cioè la misura del verso, mettere l'apostrofo chiaramente si perde una, una sillaba, mettendo la E si guadagna una sillaba, quindi bisogna stare attenti anche facendo cadere l'apostrofo, cioè facendo cadere la lettera e mettendo l'apostrofo perché cambia automaticamente la metrica del verso. Quindi allora ricapitolando, ho riportato la, 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 la vostra attenzione sull'accento fonico, tre dei, non tre dei, poi Importante l'SC, il gruppo SC quando si vuole pronunciarlo in modo separato ci vuole la lineetta in mezzo, poi ho parlato della quarta con la C e della Q, decidiamo o con la C o con la Q. Poi sono ritornato appunto all'uso dell'apostrofo quando c'è l'elisione, cioè quando cade una lettera o più lettere e al posto di questa o più lettere si mette l'apostrofo. Un'ultima annotazione. In dos ecco qui lo vedo scritto separato, in realtà endos sta per addosso quindi bisognerebbe scriverlo unito poi endos se si vuol facilitare per coloro che non conoscono il nostro dialetto, la lettura fa capire che si pronuncia endos con la o aperta e quindi mettiamo l'accento fonico aperto perché l'accento fonico chiuso Ve lo ricordo, è questo qua. Questo sarebbe l'accento fonico aperto. Quindi, grazie a questa eh, piccolissima drammatizzazione, brevissima drammatizzazione della compagnia fi filodrammatica Cobaleno, ho potuto richiamare la vostra attenzione su queste cose, su questi aspetti del dialetto che si ricollegano a precedenti argomenti trattati appunto nella prima e seconda lezione, proprio basate esclusivamente sulla grammatica. Quindi, vi ringrazio ancora per la vostra attenzione. Naturalmente sono sicuro che i nostri amici della compagnia eh, Arcobaleno ritorneranno perché ci faranno piacere, fanno piacere a me e sicuramente anche a voi e quindi vi ringrazio per l'attenzione, spero di non essere stato noioso e naturalmente mi raccomando non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci. Sì, dimenticavo il vocabolarietto, eh, qualcuno non me l'aveva fatto notare, qualche birichino. I soliti dieci vocaboli che vi propongo, propongo la vostra attenzione e spero che riusciate ad apprenderli o magari andarli a cercare su qualche vocabolario eh, del dialetto. Allora, intanto partiamo con Algeri, non Algeri, che è la capitale d'Algeria, Algeri nel senso di ieri. Poi c'è il bis, ecco, qui si può scrivere una S o due, bis con due S per dare più il, il suono duro della S, è la bis, è il serpentello. André, in con la E chiusa, indietro, memoria la mediste se in e quindi André de testa. La grusa, Beh, la grusa è quella, quella crosta che si forma sulla, sulle ferite. la L'amenda, eh, ci sono le donne che fanno le mende: la menda è la cucitura, la rammendatura. Il patuz, con bell'accento tonico sulla U, sono quelle erbe del sottobosco, si indica il patuz anche nella spazzatura. Il roseghim o roseghin, i vocabolari spesso scrivono roseghin, noi Alto Gardesani pronunciamo roseghim con l'M, cos'è il roseghin? È, è un, quel raschio che si ha alla gola, ma si dice anche che avverga il roseghin quando si ha un, un po' un dolore, un'afflizione personale, intima, dell'animo. E sninf? Che fate? Sninf, fai lo schizzinoso, beh taser con l'accento tonico sull'A, non taser, taser, tacere, e zugar, invece accento tonico sull'A, è giocare. Bene, questi sono i dieci vocaboli che vi ho proposto questa volta, speriamo che li abbiate, abbiate fatto mente locale, vi dico sempre, mi raccomando, penna, eh, foglietto di carta da scrivere, ma vedo che molti non l'hanno fatto. Arrivederci di nuovo.